Benvenuti a Torino Web News. Questa settimana torniamo a visitare uno dei musei più importanti della città. Ci troviamo davanti all'ingresso del MAO, Museo d'Arte Orientale. Ma non ci troviamo qui per parlare del museo, ma di una rassegna d'arte estesa a macchia d'olio su tutto il territorio nazionale che qui a Torino trova al MAO la sua sede torinese. Stiamo parlando della settima edizione di Gemine Muse. Torna anche quest'anno la rassegna che intende costruire un ponte fra passato e presente, fra tradizione e innovazione nel campo dell'arte. Mettere a confronto gli artisti del passato con gli artisti del presente che guardano al futuro sottoponendoli allo sguardo dei critici contemporanei. Una collezione d'arte orientale, una dimora seicentesca riplasmata nel XIX secolo, un impianto a scacchiera di impronta romana. È lo scenario di Palazzo Mazzonis che fa da contenitore alle opere in mostra. Si va dalle installazioni interattive di Aurora Meccanica che giocano proprio sulla trasformazione al concetto di unità buddista rielaborato da Badelita. Pietro Reviglio invece si è ispirato alla tradizione delle ombre cinesi mescolando arte e scienza e giocando con la riflessione della luce. Il tutto muovendosi all'interno degli spazi del museo che sembrano seguire lo stesso principio di integrazione fra vecchio e nuovo, passando dall'arte del Gandhara all'arte cinese, muovendosi fra l'arte islamica e tibetana, perché no, soffermandosi ad ammirare i giardini giapponesi che sono all'interno della corte del palazzo. Come sempre vi rimandiamo per ulteriori informazioni all'indirizzo del museo www.maotorino.it, dove trovate dettagli sugli orari e sulle opere esposte.